comunicare con il cibo come espressione d'arte, l'arte come anello di congiunzione tra i sensi che si appagano. Gli ingredienti scelti sono un borgo antico con vista panoramica, chef under 30, caratterizzati da contaminazioni di vita e di stile, e queste sono le caratteristiche della rassegna che si svolgerà a Montesilvano dal 22 marzo a fine giugno. Arte figurativa a tavola. Inizieremo domenica 22 con Veronica Misticoni, è un'artista nata a Pescara, quindi di origine abruzzesi, ma il cui lavoro si sposta poi negli anni fondamentalmente a Roma. La scelta di intercettare questa creatività dell'altrove non è casuale, nel senso che gli artisti hanno in un certo qual modo dei contatti con l'Abruzzo e con Pescara nello specifico, però vivono fuori, perché la nostra intenzione è quella di utilizzare lo spazio come il cuore pulsante di questo borgo e chiamare delle persone che possano contribuire con la loro esperienza personale al nostro personale arricchimento. Rigorosamente professionisti under 30, diverse le provenienze sia degli artisti che degli chef e quattro appuntamenti che promettono di creare emozioni e stupore. Il legame tra l'arte e la cucina, secondo noi, secondo l'associazione Food, c'è una stretta relazione tra di loro, perché l'arte è un'espressione figurativa e quindi gli artisti che vengono ad esporre espongono le loro opere, le loro foto, mentre invece gli chef che noi invitiamo a cucinare esprimono la propria creatività attraverso un piatto, attraverso quello che è il loro percorso di vita o professionale. E tecnicamente la mostra è già allestita nel momento in cui le persone che vengono ad assistere al cooking show, quindi l'artista sarà sempre presente e avrà la possibilità di parlare con le persone che vengono al vernissage, insomma. E, mentre invece lo chef parlerà con un microfono parlando delle proprie ricette e della scoperta degli ingredienti che è andato a trattare durante questo cooking show. Primo appuntamento in programma domenica 22 marzo, lo show cooking sarà condotto da Gianni Dezio. Tutte le info sui prossimi appuntamenti invece sono disponibili sulla pagina social dell'associazione Food.